si poteva perdere, abbiamo giocato bene a tratti nei primi due quarti, con impegno. Abbiamo giocato molto bene in difesa, sia nel primo quarto, nel secondo quarto, nel terzo quarto, nel quarto quarto, pur non facendo sostanzialmente mai canestro, prendendo sempre e spesso decisioni sbagliate in attacco, andando in contropiede, quando c'era magari da ragionare. Le 27 palle perse sono figlie chiaramente poi anche un po' alla fine del fatto che cercavamo di recuperare l'irrecuperabile. Mi dispiace ancora, chiedo scusa, che come sempre, non chiedetemi per piacere, anche perché poi comunque alla fine di quello che vi dirò mi dispiace, sappiate quanto io tenga a dirvi tutto quello che è giusto che voi, la gente soprattutto sappiate, che riportiate alla gente le giuste informazioni, però in questo momento non, insomma, non è il caso, ecco. Lo ripeto, abbiamo giocato a tratti, chiaramente Cuba non era per certi versi nella condizione di aiutarci, però è stato clamorosamente attaccato a questa maglia, volendo giocare lo stesso con un paio di occhiali che sembravano quelli miei. Non so se avete mai visto quegli occhiali, cioè occhiali così. Cristian, chiaramente, anche lui deve ritrovare lo stato di forma, ma anche lui è encomiabile, ci sta dando dal punto di vista del sacrificio proprio tantissimo. E sono estremamente grato a entrambi. Dobbiamo recuperare determinati giocatori, abbiamo avuto una buonissima risposta da JoJo, da Jefferson, e in qualche ruolo oggi abbiamo sofferto. Eric e Willy non sono riusciti a darci quello che ci aspettavamo, e un po' questo l'abbiamo pagato. E contiamo in queste 2 settimane di tornare ad allenarci tutti a completo e di far quadrare il cerchio, di riuscire a trovare, insomma, il modo giusto per giocare, soprattutto in attacco. Abbiamo avuto dei problemi durante l'anno, soprattutto in difesa, adesso invece i problemi più evidenti sono in attacco. Chiaramente da questo punto di vista spero che Cuba ci sono sicuro che Cuba ci aiuterà molto.